almeno con questo uno mi potrò risentire. Ma prima di entrare nel merito dell'assemblea, vorrei dare la parola al presidente del Consiglio Comunale di Villafranca, che porterà il saluto dell'amministrazione. Grazie mille. Grazie a tutti e grazie per la numerosa partecipazione. Io sono presidente del Consiglio Comunale e porto i saluti da parte del sindaco Bellesi. E purtroppo mi scuso per l'assenza dell'assessore Alice Lietner, che per motivi di lavoro purtroppo non è potuta venire. Poche parole, nel senso, ci tenevo tantissimo ad esprimere due parole nei confronti di Germano Cavalli, nel senso che per noi villafranchesi e credo per tutti i lunigianesi rappresenta motivo d'orgoglio per tutto quello che ha fatto e sta facendo in questi anni per il nostro territorio. Niente, ridò la parola al Presidente. Naturalmente Germano Cavalli vuol dire tutto il gruppo, questo voi lo sapete perché l'ho sempre sostenuto, la nostra forza sta nel gruppo. Allora, entro subito, dunque, cerco di essere sintetico e di dire le cose più semplici nel modo più spedito. Dunque, io dovrei fare la relazione dell'anno scorso. La relazione dell'anno scorso non la faccio. Dico semplicemente che è stato un anno del tutto positivo. Abbiamo puntato l'obiettivo su tre obiettivi fondamentali e li abbiamo tutti e tre conseguiti, e quindi il successo è stato grande. I tre obiettivi verso i quali ci siamo rivolti l'anno scorso sono stati soprattutto la ricerca. La ricerca che poi è confluita attraverso gli autori degli articoli nel libro miscellaneo che oggi presentiamo. Quindi questo lavoro, 15 lavori, che sono tra i più diversi, perché come voi ben sapete si tratta della nostra pubblicazione che è la miscellanea, che è una cosa incredibile a mettere insieme una miscellanea, perché ciascun autore giustamente si esprime con la sua personalità. Le regole tipografiche vengono qualche volta trasgredite e quindi, essendo un'associazione di volontariato, io credo che il lavoro fatto sia un lavoro assolutamente encomiabile. Questo primo punto ci porta, ma non mi ci soffermo, perché sarà il professor Venelli a illustrare e fare la presentazione del libro. L'altro secondo obiettivo che volevamo assolutamente centrare era quello della compartecipazione di tutte le associazioni o le istituzioni culturali che operano nel territorio per cercare di fare una rete. L'altra volta avevamo detto, quanti convegni sono stati fatti per mettere insieme l'informazione, per evitare nei limiti del possibile la sovrapposizione delle manifestazioni. Che sia chiaro, ben vengano, ma se potessimo mettere in un pochino di ordine e collegarci, ecco, questo lavoro, grazie soprattutto ad Arianna, che ha fatto un lavoro incredibile, è stato, oggi siamo in compagnia, dovremo convivere con questi. E quindi, voglio dire, questo secondo obiettivo, non distraete, lo so, non possiamo interrompere i lavori. Spero che per quando avrò finito, avrò finito anche loro, ci ascolterete meglio, bene, mi auguro, il professor Benelli. Ecco, e quindi questo lavoro di collegamento ha dato dei risultati notevoli, perché siamo passati dalle 48-49 istituzioni collegate, siamo intorno a 60. E questo è un grosso, quindi questa collaborazione ha dato dei risultati eccellentissimi. Questa collaborazione che si è manifestata, e qui dovrò necessariamente, perché penso che meritino queste citazioni, cerco di andare a memoria e spero di non dimenticare nessuno. Allora, abbiamo preso contatto con quasi tutti i comuni della Lunigiana, con i loro
e i rispettivi, con i rispettivi assessorati alla cultura e con i funzionari. Il lavoro è stato abbastanza difficoltoso, perché non è facile trovare i punti d'intesa tra le varie manifestazioni che è l'Unisana. Oggi per esempio in contemporanea ci sono 3 o 4 manifestazioni importanti alle quali molti di noi saremmo andati, avremmo partecipato. Poi i musei sono stati coinvolti, tutti i musei del territorio nel nostro giro, naturalmente le scuole e naturalmente le consorelle associazioni culturali, il Centro Aulese, saluto Giuliana Dormi, gli amici di San Caprasino, saluto Riccardo Volgi, l'associazione Vasco Bianchi, saluto Maria Luisa Simoncelli, e poteva andare ancora avanti, al di là di quelle che sono tutte le altre associazioni che fanno capo a noi e che riguardano, non soltanto l'ambiente puramente Val di Magra, ma abbiamo Acquamater, saluto i rappresentanti, i nostri soci di Acquamater. E in questo scenario vasto, ci sentiamo onorati di fare riferimento all'Accademia Cappellini e alla Deputazione di Storia Patria, all'Istituto Internazionale di Studi Liguri, ai centri di documentazione che sul territorio danno da fare, al Tridente di Filatiera con l'Associazione Culturale Quaicò, con i Mestieri di Monticello e con il Centro di Lusignana. Oggi Filatiera è in lutto perché e quindi manca in pratica tutta la rappresentanza del comune di Filatiera, ma è vicino a noi col cuore. E poi ancora l'Accademia della Cucina, per non parlare dei nostri delle corsie preferenziali attraverso le quali i nostri progetti vengono attuati. Mi riferisco all'Istituto della Valorizzazione dei Castelli, mi riferisco all'Accademia della Cucina, mi riferisco all'Associazione dei Deficienti di Villafranca, mi riferisco a tutto il mondo culturale, tutto quello che si muove in questo ambito è tutto collegato. I soci ricevono la comunicazione e per me questo è stato un grande risultato. È stato un grande risultato perché abbiamo la possibilità, sindaco, parlo al sindaco di Murazzo, che col quale comune abbiamo rapporti di vario tipo, ma abbiamo anche il GAL, abbiamo anche il Parco dell'Appennino, voglio dire, tutti questi atteggiamenti che sono di vicinanza e di collaborazione, sono quelli che in pratica danno un insieme e danno un'impronta al nostro lavoro. Per cui è facile la comunicazione, è facile lo scambio, è facile soprattutto trovarci nelle condizioni di operare, come è il caso con il Centro di Studi Danteschi di Saluto Vito Manuela, come Francesca Guastalli, il tuo lavoro del Centro di Documentazione, ma tu sei socia da una vita, Rossana Piccioli con il suo centro è stata l'anima del Museo Formentini della Spezia. Siamo sempre stati in contatto. Adesso io vorrei risucchiare, è stata una segretaria dell'Associazione Manfredo Giuliani, l'altro ce l'ho qui davanti, e Sbarra, e vorrei risucchiare, Sbarra abbastanza lo risucchio, Rossana vorrei risucchiare anche te, che tu ritornassi ora che puoi permettertelo. Un saluto poi ai soci emeriti della nostra associazione, anche questo mi pare che sia doveroso, perché i soci emeriti, abbiamo il professor Benelli, saluto il professor Nobili, non vedo gli eletti che mi aveva detto che sarebbe venuto, e quindi oggi però è una giornata troppo piena di impegni, vero Lucia? Oggi commemorano un nostro amico caro, l'avvocato Piccioli di Carrara,
che è stato membro dell'associazione Manfredo Giuliani ed è stato soprattutto nostro amico e nostro consigliere. Ecco, queste cose avvengono, noi cerchiamo in qualche modo di ordinarle e fare in modo di coordinarle un momentino. L'altro punto di percorrenza è stato quello delle pubblicazioni. Le pubblicazioni a latere, voi sapete che Studi Lunigianesi deve rispettare delle periodicità, esse negli anni dispari, e perché negli anni pari è il Centro Lunigianese che pubblica. Nel frattempo di vacanza però si dà vita ad una ricerca che dà molti frutti, che è quella della produzione dei quaderni della Lunigiana o dei quaderni della memoria, i quali sono anarchici, quando troviamo un capitolo, quando troviamo un diario, quando troviamo un'intervista e vale la pena di inserirla, questa noi la inseriamo. E a un certo punto, e questi sono quelli che hanno una diffusione, saluto Sandro Santini, numero 2, Sandro si tiene. E ci tengo a dire che sei il numero 2 della Manfredo Giuliani. Ecco, il numero 2 nel senso della tessera, perché c'è un'importanza. Dicevo prima al Presidente che in effetti a un certo punto ci siamo resi conto che personaggi che hanno effettivamente lasciato il segno, perché 50 anni fa magari aveva 70 anni e oggi ne avrebbero 120, per cui non ci sono più. E noi abbiamo fatto, la colpa mia, la benagine di cancellarli dall'elenco dei soci. E a un certo punto dico, ma questa ha lasciato un'impronta della Manfredo Giuliani, perché? E allora abbiamo deciso che ciascun socio ha il suo numero e quel numero non è assolutamente sovrapponibile da nessun altro. Per cui questo mi serve per ricordare, per mantenere una memoria, un ricordo, però d'altra parte perdo il conto perché iscritti siamo adesso 550, non lo so, 552, 553, perché si è iscritto oggi anche il Presidente nostro del Consiglio Comunale. Ecco, vuol dire, tutto questo mondo, al di là della ricerca, è stato quello che ha dato dei grossi risultati. E quindi volere ridare un'occhiata, perché sicuramente qualche cosa ho dimenticato, faccio una fatica a voi a parlare, quindi vi chiedo scusa, però vado avanti finché non crollo. Eroicamente come Piero Molière. Facendo le dovute proporzioni, facendo. Con l'occasione per un commosso ricordo a Dario Manfredi. Adesso, prima di dare la parola, c'è alla segretaria che dice perché dovete approvare, astenerci o bocciare il bilancio. In un attimo, due minuti. Ma il segnato Riccardo è un'ottima. Chi non è d'accordo alzi la mano. Chi non è d'accordo si astenga, chi non è d'accordo tenga le mani giù. Per cui a un certo punto fate voi. Buonasera a tutti, quindi ora vi leggerò le varie voci del bilancio. Abbiamo i contributi di enti vari per 1948,12, che vuol dire la CARES per l'Agenzia delle Entrate con il vostro 5 per 1000. Poi abbiamo le vostre quote associative, 2525. La vendita delle pubblicazioni e i contributi dei soci, 1108,78. Questo poi abbiamo del materiale per 1991-27, il materiale in giacenza, poi abbiamo delle pubblicazioni per 5.284,69, questo per le entrate. Adesso per i costi abbiamo
acquisto di materiale varie 398,79, spese per le pubblicazioni Studio Munigianese, ultimo volume, e altre pubblicazioni 2.625. Poi del materiale etnografico che abbiamo acquistato per il museo 125. Poi delle spese annuali di cancelleria, postale, stampa delle teste, fotografia, invita, affrancatura, 1.518,47. Poi spese per l'aggiornamento e il rinnovo del sito del materiale informatico, 803,89. Poi abbiamo delle spese per incorniciature, documenti, restauro, interventi conservativi per il museo etnografico, 195. E abbiamo un utile per quest'anno, 2015, di 1.560,61. Io vi ho dato tutto. Grazie, quindi siamo in attivo. Era la politica che abbiamo sempre fatto, cioè la riserva aurea dell'associazione Alfredo Giuliani, che abbiamo da 10 o 20 anni fissa, è rimasta riserva aurea, cioè in poche parole spendiamo quanto incassiamo, e quindi siamo sempre, siamo nelle condizioni qualche volta anche di andare in positivo, che non è una cosa da fare. Allora, è inutile dire che l'attività del prossimo anno, cioè questa, verterà sicuramente sul consolidamento delle vie che abbiamo intrapreso lo scorso anno. Quindi andiamo a curare ancora di più gli argomenti e gli obiettivi dello scorso. Non abbiamo questa volta la ricerca, nello stesso momento però avverto tutti i soci che devono e se credono partecipare a quella che è la ricerca, per sottoporre poi al consiglio di amministrazione, ci fa per dire al consiglio direttivo e al comitato, gli articoli che si va di bene, non facciamo mai una distinzione in base alla qualità, è un problema di suddivisione, perché la nostra associazione, ricordiamoci, è per le ricerche storiche ed etnografiche della Lunigiana, per cui qualche volta la rivista è sbilanciata. Cosa vuol dire sbilanciata? Che, ma per esempio, i medievisti hanno degli spazi perché sono più bravi, hanno più tempo, non lo so, i narratori, i poeti, i letterati, i filosofi, hanno qualche volta. Gli etnografi e gli antropologi sono nelle condizioni di avere qualche difficoltà nel reperire i tempi, perché il loro mondo è un pochino tramontato, o meglio è in via di una emancipazione, un'evoluzione alla quale noi siamo molto attenti e quindi alla quale partecipiamo, lo sanno, non ci sono dubbi, siamo sempre in prima linea, però io mi metto tra questi ultimi, mi metto. E quindi dobbiamo cercare di bilanciare, però gli argomenti tutti quanti, mi riferisco a tutti gli autori, a tutti gli studiosi, a tutti gli appassionati, possono partecipare, soprattutto mi raccomando, per quanto riguarda quest'anno, lo ripeto, il fatto dei quaderni della memoria. I quaderni della memoria stanno avendo un successo quasi come i quaderni dell'associazione, quasi insperato, però noi siamo abbastanza, come dire, esigenti, non ci accontentiamo di frasi generiche o considerazioni di largo raggio per quanto interessanti, ma che attengono più il mondo del giornalismo e dell'informazione stampa, non una ricerca di un saggio, oppure la pubblicazione di un diario. Uno ha un diario di quel tempo, è chiaro che il diario fatto in quel tempo non ha risentito di climi culturali a livello di revisione, di riaggiornamenti o per cui quello è un documento. Non importa se l'ha fatto il soldato in Russia o se l'ha fatto la donna che aspettava il figlio che era militare, oppure quelli che hanno subito i bombardamenti o che hanno subito i rastrellamenti o che hanno subito il freddo e la fame, ma devono essere testimonianze di quel momento, non per sentito dire, salvo a meno che uno non abbia la capacità di avere un nonno e attinge direttamente
da uno che era presente, da un testimone. Quindi questo lo dico perché vorrei tanto ritrovare, avere la possibilità, come inizialmente avevamo, di poter attingere dai diari che erano fatti durante la guerra mondiale, durante la campagna d'Africa. Generalmente sono sempre diari purtroppo che riguardano la guerra, ma è una volta che ci sia il diario, la descrizione di una bella festa, di un patrono, di un... sono tutti sempre il dolore, la fame e il freddo, gli aspetti negativi hanno sempre il predominio sugli altri. Ecco, noi dobbiamo andare anche in quel senso di raccogliere e quindi sottoporci gli eventuali per fare delle pubblicazioni, perché ripeto, i quaderni della memoria, insisto su questo fatto perché a noi quest'anno che siamo, diciamo, in vacanza con Studi Lunigianesi, ci daremo da fare in questa direzione, quindi siete tutti avvertiti su questo tema. Ripeto, facciamo esattamente attività di collaborazione con i musei e dal prossimo anno, da quest'anno vorremmo, d'accordo con il Museo di Villafranca, di creare una situazione di rotazione e vorremmo tornare sulle tradizioni popolari. La tradizione popolare che noi vorremmo rimettere in evidenza è documentata perché abbiamo tutto il materiale che potremmo esporre, ma l'abbiamo tutto accantonato perché mancano gli spazi. Dovremmo fare delle... cioè, in poche parole, avere il coraggio di smontare una sala e mettere a rotazione anno dopo anno, fare delle rotazioni per fare le esposizioni. Quest'anno abbiamo pensato di fare la tradizione della Settimana Santa. La tradizione della Settimana Santa è una tradizione sentitissima in Lunigiana. Poi il Concilio Vaticano II, come voi ben sapete, ha interrotto questa tradizione. I sepolcri non si chiamano più sepolcri, Pilato non si batte più, la luminaria non è più quella, voglio dire, i mortaretti neanche, la perfidia, il deorum, guai, si va a chiedere perdono, è tutto cambiato il mondo. Quindi siamo passati dalla storia alla leggenda e ormai siamo prossimi a entrare nel mito. Noi abbiamo tutto il materiale a disposizione e abbiamo anche le pubblicazioni, mi torno mai a dire perché ho collaborato in gran parte a farla. Una parte è stata pubblicata dall'Accademia Cappellini in occasione, signor Presidente dell'Accademia, del ricordo di Ambrosi, cioè, e una parte è stata pubblicata su Studi Lunigianesi. Noi pensavamo di riunire le due parti con apporti nuovi, nel senso, perché insisto, perché guai se noi ci fermassimo a mantenere la cosa unificata come a quel tempo. Quello può essere un punto di partenza, ma se qualcuno ha una relazione, fotografie che riguardino questo particolare argomento, venga a collaborare che facciamo, e quindi sarebbe la seconda parte della pubblicazione. Io per ora non avrei altro da dire su lei, salvo le serate lunigianesi. Le serate lunigianesi fatte con l'Istituto Valorizzazione dei Castelli e con altre associazioni culturali della Lunigiana hanno dato dei risultati eccellentissimi. Abbiamo avuto la fortuna di contattare i sindaci, ogni comune ha messo a disposizione il sindaco, gli studiosi e le attrezzature. Abbiamo avuto 10 manifestazioni in 10 comuni diversi. La presenza dei sindaci è stata pressoché totale in tutte e abbiamo avuto circa da 6 a 700 persone che hanno seguito le nostre. A un certo punto è venuta fuori una fidelizzazione perché gente non veniva a sentire la serata filatiera o la serata tresana e veniva a filatiera tresana e poi è venuto a Mulazzo, sindaco a Mulazzo c'era tanta di quella gente, che pochi mulassesi devo dire, ma tanta gente, Francesca te lo ricordi? Riccardo? Meno male che è un testimone, ecco per dire, ma questo non è il senso
che sul quale io volevo incidere. Il senso era questo, che ci siamo resi conto di aver fatto un'operazione culturale nei confronti di due generazioni che si erano dimenticate della Lunigiana. Il caso tipico è quello di Contaremoli. Nel Contaremolese siamo andati a Bratte e a Braia, i nonni hanno donato al museo nostro una sala, le loro culle, le loro officine. Sono venuti i nipoti a sentire, noi figli, i nipoti, sono venuti a sentire e ce n'erano tanti, 20, 30, eravamo tutti congolanti per vedere questi giovani. A un certo punto si alza un signore e mi dice: guardi, che non capiscono quello che lei dice. Dico: cosa? No, perché loro semplicemente non sanno l'italiano, parlano soltanto in inglese. E allora hanno detto: ti faccio la traduzione simultanea. E allora sono stato onorato della traduzione simultanea. Il giorno dopo, la domanda è questa: ma è vero che i nostri nonni hanno donato al museo una sala dedicata al nostro paese? Dico: altro che se è vero. Ed è vero che questo museo è a Villafranca, altro che se è vero. Ma scusa, mi scusi, ma Villafranca dov'è? Ed eravamo a Portremoli. Però sono venuti con il loro interno e sono ritornato. Ma questo, a un certo punto, il professor Adorni con me ha vissuto delle esperienze simili, è capitato anche a Giovagallo, è capitato in tutte le altre parti della Lunigiana. Ti ricordi, Cristina? Erano che venivano a chiedere: ma lei di dov'è? Non l'ho mai visto lei in Lunigiana. No, ma mio nonno era lunigianese, vengo a passare l'estate in Lunigiana. E se venga a passare l'estate in Lunigiana vorrei sentire che cosa si dice della mia gente, vorrei saperne di più della mia terra. Salvo poi toccare quello che è successo a Villa di Teresana, completamente comprata dai belgi che sono venuti e loro hanno preteso da noi, nella serata lunigianese, belgi, di sapere tutto del posto che loro avevano scelto come loro luogo di vacanza per sempre, perché avevano in pratica comprato il paese. Così si fa la storia della Lunigiana, così si crea una coscienza civica, una coscienza lunigianese, si fa anche attraverso queste cose. Per cui Davide del Castello, noi siamo qui disponibili quest'anno a rifare esattamente quello che abbiamo fatto nel scorso anno. Vi riavviamo, siamo in contatto, se altre associazioni vogliono intervenire e partecipare a questo grande progetto, ben venga. Lungo la strada si aggiusta la somma. Io mi fermo qui, avrei tantissime altre cose da dire, però mi hanno messo, e ci sono ancora, nel tempo che è previsto approvare il bilancio, perché non l'avete mica ancora approvato, signore, perché io devo dire chi non è d'accordo non alzi la mano, chi si astiene non alzi la mano. Saluto il sindaco di Licciana, saluto. Ecco un altro ente con quale collaboriamo, il Lunigiana Storica. Il Lunigiana Storica che anche quest'anno andrà in corso. E così mi sono interrotto, abbiate pazienza. E chi vota contro e chi vota a favore non alzi la mano. Allora, prendo atto che l'assemblea approva il bilancio e quindi mettiamo agli altri. Grazie. Allora. Concludo con i ringraziamenti, non ne posso fare a meno. Però stavolta li leggo perché non ne vorrei dimenticare proprio neppure uno. Allora, i membri del Consiglio Direttivo, il ringraziamento lo rivolgo ai membri del Consiglio Direttivo, ai soci emeriti e al gruppo degli amici dell'Associazione Manfredo Giuliani, che sono l'asse portante e la spina dorsale dell'Associazione. Non mi stancherò mai di dire che la nostra forza sta tutta nel gruppo, perché noi comunichiamo, litighiamo,
rifacciamo la pace, ricostruiamo insieme, correggiamo, siamo attenti, siamo sempre con l'orecchio pronto a recepire eventuali critiche, eventuali suggerimenti. Questa è la nostra forza ed è una forza sulla quale noi dovremo sempre contare. Ad Arianna Corsi, per il suo lavoro sterminato, un ringraziamento grande. Lei crede di essersela levata così, ma lei sa che deve sapere perlomeno che quest'anno le toccherà un lavoro ancora più gravoso di quello che ha svolto finora. Sia chiaro, detto davanti a tutti i soci. Poi agli autori degli articoli pubblicati che sono stati, come dire, attivi, hanno partecipato alla costruzione del libro, non siamo tipografi, non è il nostro lavoro, però la passione che ci porta a manovrare un libro, a metterlo insieme, a mettere insieme tante voci, a dare tribuna a tante voci, è una cosa veramente, la collaborazione che ci è stata offerta da tutti gli autori è stata grande. Grazie di cuore a tutti gli autori che hanno permesso la pubblicazione di questo volume che è stato curato dalla premiata ditta Gianluigi e Mattia Maffei, il quale hanno necessariamente corretto, e poi la prima cosa che fa il mio amico mi fa: ma perché qui c'è questo errore così grosso? Mi scusi, la colpa è mia o la colpa è di Gianluigi, ma la colpa è sempre del presidente, di chi rappresenta tutti, quindi Gianluigi mi assume tutte le responsabilità. E poi al nostro socio emerito, professor Benelli, al quale è stato demandato il non facile compito di pubblicare, di presentare una pubblicazione miscellanea, al quale cedo la parola. Chiedo scusa se sono stato frammentario, ho fatto una fatica enorme, ma per voi fare questo è molto di più. Grazie Germano per tutto quello che fai e grazie per questo volume di studi lunigianesi, perché un'associazione culturale poi lascia in eredità, consegna al futuro ciò che scrive, e niente come questi volumi di studi lunigianesi sono la tua consegna. Questo è un bel volume, un volume anche ampio, notevolmente ampio. Posso dare anche un giudizio globale che è estremamente positivo: l'apparato bibliografico, l'apparato delle note e l'apparato della documentazione. Ci sono articoli che sono ampi proprio perché hanno un'ampia documentazione che fa di questo articolo qualcosa di estremamente prezioso. Quando si legge un articolo, il primo elemento che ci colpisce sono le novità, cioè quello che non si conosceva, che non si sapeva, elementi che integrano la nostra conoscenza del territorio. Dall'altro, elementi che si intuisce che sono oggetto di sviluppo, cioè si coglie l'importanza di quel tema per ulteriori ricerche, che è il senso più vero di questa nostra passione. Lo dico per chi pensa che scrivere un libro o un articolo di storiografia significa conquistare l'immortalità di quel libro, no? Se quel che tu dici in quel libro, in quell'articolo, è veramente importante, verrà presto superato, cioè verrà fatto oggetto di studio che verrà ripreso in studi molto più ampi. E questa è un po' la funzione molto bella, di grande umiltà. Se vuoi essere immortale devi scrivere poeta, poesie, se vuoi essere immortale devi scrivere romanzo. Non sei immortale se fai un saggio di storiografia.
Ebbene, dicevo che sono tanti gli spunti, io mi scuso perché sono 15 gli articoli che ho letto con grande piacere e su cui mi piacerebbe anche intrattenermi a lungo, ma la necessità di rispettare, almeno di citare tutti gli autori, io mi scuso già perché sarò estremamente breve per alcuni, altri mi hanno coinvolto di più, io userò più parole. Seguo l'ordine dell'indice. Carlo Francini, davvero barbari? Punto interrogativo. L'esperienza lunigianese di goti, longobardi e franchi. Il titolo mi spiazza, perché Carlo Francini io l'ho conosciuto tanti anni fa, quando Ruggero Cipellini, rientrato a Pontremoli dopo un'esperienza di studio internazionale, lui era vissuto col padre medico a Milano, aveva studiato al Politecnico di Torino, era entrato a Torino nel mondo universitario, poi col 68 aveva lasciato l'università italiana e si era trasferito a Basilea, poi è andato in pensione, siccome il professore universitario in Svizzera era in pensione con anticipo, si fece chiamare all'Università di Milano e infine ha chiuso la sua attività a Tel Aviv e da Tel Aviv portò qui a noi lunigianesi un'esperienza che vedeva coinvolto a pieno titolo Carlo Francini, cioè fare uno studio sul DNA dei Liguri Apuani. Fummo riuniti al Napoleon, all'Hotel Napoleon, tutti gli studiosi del territorio, Giulio Ricci, Ambrosi, Germano, Riccardo Boggi, Stefano Milano, Andrea Baldini, e questo Cipellini ci offrì un pranzo dove chiedeva a noi storici dove individuare i cepi che secondo noi, secondo l'esperienza, potevano garantire, no, un prototipo di Ligure Apuano. La cosa era sorprendente, la difficoltà più grande era che quel tempo non bastava, non è come adesso che basta un capello, bisognava prendere il sangue, quindi noi dovevamo anche andare a convincere questa gente a togliersi il sangue. La faccio breve perché è un'esperienza su cui io poi prima o dopo dovrò scrivere. Dopo questo incontro bellissimo, dopo visite stupende a Castiglione del Terziere, che oggi ho ricordato con Andrea, il professor Cipellini sparisce. Siccome una delle caratteristiche di questa famiglia è la netta pazzia, che li rende geniali, che li rende tutti particolarmente geniali, la sua sparizione rimaneva nell'ambito dell'antropologia culturale. In realtà lui si era scoperto un tumore e lui andò negli Stati Uniti d'America, in uno dei centri più avanzati per curarsi, nella consapevolezza che non guariva, ma che questo centro gli consentiva di continuare le proprie ricerche fino alla fine. Quando è morto, il professor Luigi Luca Cavalli Sforza fece sul Corriere della Sera, nella terza pagina, un ricordo bellissimo. E quando al Festival della Mente, qualche anno fa, fu chiamato per tenere la prolusione, io l'avvicinai dopo e gli ricordai il suo maestro Ruggero Cipellini e con grande emozione ricordò la figura, la statura, il contributo che ha dato nell'ambito degli studi, le novità che aveva portato. Dispiaciuto perché il mondo culturale italiano non lo ricordasse adeguatamente. Poco noto anche a Pontremoli, anche in Lunigiana, ed è un personaggio fondamentale. Ecco, Francini sulla scorta di questo indirizzo ha portato contributi fondamentali che sono stati pubblicati anche in studi lunigianesi nel passato. Ma questa volta il titolo mi smarca un pochettino, nel senso che inizia la sua relazione evidenziando la storiografia lunigianese per quanto riguarda il monastero di San Michele Arcangelo di Monte dei Bianchi. Si rifà un cartulario importante dove si dice, si scrive che due fratelli, Guido e Rainero,
vivevano secondo la legge dei Longobardi. E su questo interrogativo storiografico di questa legge dei Longobardi conduce ricerche puntuali e importanti. San Michele Arcangelo, come voi sapete, era il santo nazionale dei Longobardi, un santo il cui culto, e qui interessante, si sarebbe sovrapposto alla deità celtica, Belano, il guaritore. E questa deità celtica, che c'è scritto in questo saggio, che ha dato origine al termine planetario Belini. Adesso Belin con le banche è diventato ancora complicato, ma in questa interpretazione questo riferimento all'organo sessuale maschile è affascinante, perché io San Michele Arcangelo non l'avevo mai legato al Belin. L'autore affascinante in questo non solo ci conduce per mano attraverso questa forte identità della legge longobarda e ci parla delle presenze longobarde nel nostro territorio, ma ne coglie soprattutto gli importanti elementi che ci hanno consegnato. Un testo ampio, per certi aspetti anche difficile, da dove la scienza entra e ci sono tecnicismi che per un umanista è estremamente difficile da orientare, ma mi rendo perfettamente conto che dal punto di vista metodologico questi indirizzi sono rivoluzionari. Io che amo la carta e che mi rendo conto che il documento, il manoscritto diventa elemento privilegiato, oggi come oggi deve riconoscere il grande contributo storiografico di queste ricerche che ci dicono, attraverso analisi molto molto scientificamente avanzate, quanto è alta una persona, se zoppicava da una parte, che malattie aveva contratto, che cosa aveva mangiato. Credo che su questo campo, come nel campo dell'archeologia, i contributi storiografici che stiamo dando e che sono appena iniziati porteranno sicuramente elementi nuovi e rivoluzionari. Sandro Santini ci parla della diocesi di Luni in Val di Taro. Lui è ambasciatore di Lunigiana in Val di Taro e questa ambasciata che sta portando avanti è preziosa, perché non solo ci ricorda che queste montagne non ci dividono ma ci uniscono, ma soprattutto attraverso una letteratura e una bibliografia emiliana, parmense, piacentina di altissimo livello, porta osservazioni e contributi importanti. Parte da un lavoro fondamentale di Ubaldo Formentini. Formentini, nello studio intorno alla pieve di San Giorgio in Val di Taro, è scritto sulla giovane montagna del 39, si pone il problema della presenza in Emilia, al di là dell'Appennino, in Alta Val Taro, di pertinenze ecclesiastiche che dipendono dalla pieve di San Pancrazio di Vignola, dall'abbazia di Grugnato, dall'abbazia di San Caprazio, facendo parte della diocesi di Luni. Questo territorio, che più o meno corrisponde agli attuali comuni di Borgotaro ed Albareto, riconosce la concomitante presenza storica di due diocesi, Luni e Piacenza. In più, a Belforte di Borgotaro era presente la diocesi di Parma. Quindi questi confini diocesani così unici, così particolari, pongono grossi interrogativi. La storiografia non ha dato ancora una risposta chiara e definitiva. Certamente la presenza di Luni e l'importanza di questo municipio e poi di diocesi ha portato a un controllo dei passi. Probabilmente è proprio l'importanza di questa colonia che ha determinato questo sforamento al di là dell'Appennino. Ma molti sono gli interrogativi che si pone Sandro, e dopo aver fatto cenni sull'evangelizzazione del territorio,
lui svolge un'analisi attenta dell'organizzazione territoriale della Valtara e della Valcino, con una conoscenza puntuale, direi pignola, dei confini delle varie parrocchie, si sofferma sulla presenza della diocesi di Rune in Valtaro, per concludere che tanti sono ancora gli interrogativi, per concludere che rimane ancora da chiarire il perché di questa presenza, di questa enclave lunense in Valtaro. Molto probabilmente attraverso un'analisi dei documenti bobbiensi avanza questa ipotesi che lui riprende da Pierpaolo Bonaccini. Bonaccini aveva esposto il caso della penetrazione diocesana pistoiese e fiorentina oltre il crinale dell'Appennino imolese, legata all'avanzata longobarda. Ecco, Santini avanza l'ipotesi dell'espansione del cenobio bobbiense in zona originariamente bizantini e lunensi, quale l'alta Valtara Reggiana, e quindi pone degli interrogativi a cui una risposta certa non si riesce a dare. Auspica alla fine di questo suo articolo che proprio la ricerca archeologica possa dare ulteriori contributi, perché la ricerca dei documenti che si sono ritrovati non sono sufficienti a darne spiegazioni esaustive. Mirko Maluguerra ci riporta al suo Dante. Mirko è ambasciatore ormai da tanti anni di una sua visione di Dante. Il titolo è La sapienza ermetica dei Malaspina. Certamente la cultura esoterica ha accompagnato lo sviluppo della nostra grande cultura occidentale. Persino il mondo greco, così luminoso, così chiaro, distingueva nelle opere dei massimi maestri le opere esoteriche, quelle che erano da pubblicare, da far leggere a tutti, dalle opere esoteriche. Di Platone ci sono arrivate solo le opere esoteriche, in forma di dialoghi, bellissime. Di Aristotele ci sono arrivate solo le opere esoteriche, difficili, appunti, quasi qualcosa che lui dava ai propri alunni perché quelle cose non si potevano dire nelle opere esoteriche. Questo elemento accompagna la storia culturale dell'Europa, continuamente. Non si può parlare della nostra storia culturale senza quello che si chiamava l'esoterismo, cioè i segreti che non davano divulgati, che non si potevano dire, le cose importanti che dovevano rimanere all'interno della famiglia, dell'accademia, della congregazione. Mirko da tempo si occupa di questi temi della sapienza ermetica e parte dai poeti trovadorici, i poeti della Provenza, che danno un'immagine bellissima dell'identità di quello che lui chiama la gloriosa insegna allegorica del cavalierato. È questa presenza per cui ne sviluppa e ne sviscera gli atteggiamenti importanti di questa nobiltà che verrà respirata poi da Dante nelle sue opere, nel De Volgare Eloquentia, nel De Monarchia, nella Vita Nuova. La donna diventa al centro di questa poesia, che non è soltanto il tema cortese, ma è la piattaforma di un canone trovatorico. Quando leggiamo l'amore per Selvaggia, la figlia di Corrado l'Antico, era il modo dei trovatori di esternare la giovane ospite, di eternare la giovane ospite nei versi di una canzone. Proprio l'impianto della poetica trovatorica gli consente uno sviluppo interessante, che è poi il tema forte di questo articolo. Sui Malaspina la tradizione è stata estremamente cattiva.
in malaspina sono legata a questa spina mala che quando ti entra non te la togli più. Un'immagine estremamente negativa che ci ha accompagnato nella storiografia fino al XX secolo. Ne ricostruisce brevemente la storia di quel motto di cui fanno parte i malaspina: sum mala spina malis, sum bona spina bonis. Sono spina cattiva per i malvagi, sono spina buona per gli onesti. La leggenda ci dice che nell'anno 540 un nobile giovinetto, Accino Marzio, la leggenda ovviamente, come tutte riguarda queste leggende, sono tutte rinascimentali, o tardo umanesimo o rinascimento, cioè quando le famiglie devono cercare l'identità nobiliare, cioè devono discendere chi dai Romani, chi dai Liguri, insomma, discesa. Però è interessante l'analisi che fa, cioè questo qui, questo Accino Marzio, avrebbe vendicato la morte del padre sorprendendo nel sonno Teodoberto, re dei Franchi, e trafiggendolo alla gola o a un orecchio con una grossa spina di pruno, ovvero di susino selvatico, il bianco spino, un fiore non a caso onnipresente nella poesia occitanica. Ed è proprio dopo aver esaminato un tema che voi sapete, questa leggenda di gente di rapina è legata al fatto che Obizzo il Grande aiutò Federico Barbarossa ad attraversare l'Appennino per evitare Pontremoli, che era in quel momento nemica e che lo stava aspettando. E in questa occasione si riferisce che il Marchese espressa all'imperatore una confidenza: che volete, in questi paesi che nulla producono, bisogna vivere di rapine. Tiziano Mannoni, per primo, scrive che non lo convince questa cosa, e per primo scrive un saggio che questo De Vultis di cui vivevano i malapini fossero le volte dove i viandanti, i mercanti, depositavano le mercanzie, cioè quindi che loro vivevano di mercantaggio. Faccio notare che tutti i borghi della Lunigiana, dico tutti, non solo quelli importanti e più grossi, cioè i centri più grossi, ma anche quelli piccoli. Quando voi vedete belle case, case ovviamente datate, sicuramente sono legate a questa accoglienza di questi file di muli che portavano queste mercanzie. Ancora da ragazzo io ricordo l'attraversamento davanti alla mia casa di file incredibili, lunghissime, questi muli che trasportavano queste grosse somme, che andavano ogni sera prima del tramonto, i muli andavano ricoverati, bisognava togliere la mercanzia e ricoverarla in un posto chiuso, perché a quei tempi non era così semplice, e dà la possibilità al muro di riposare. Tiziano Mannoni dice: no, De Vultis non è il furto, De Vultis è quello che facevano tutti in Lunigiana, come poi il Granduca Pietro Leopoldo testimonierà nel 700 quando viene a far visitare. Enrica Salvatori riprende questo tema dei De Vultis e dice che deriva da vultaticum o vulaticum, che è una tassa richiesta in carichi di passaggio sulle vie pubbliche. In qualche modo quindi l'intuizione di Tiziano Mannoni viene confermata attraverso una definizione di questi De Vultis molto più precisa. Ma qual è il succo del discorso? Che in questo articolo Mirko analizza i due esterni malaspignani, dello spino secco e dello spino fiorito, e propone le probabili fonti di ispirazione dei due esterni, e precisamente per lo spino secco la fonte di Guglielmo da Britannia,
che nella canzone col dolce tempo nuovo dice: così va il nostro amore, come il ramo dello spino, sta dritto tutta notte, nella pioggia e nel gelo, domani il sole scalda la foglia verde e i rami. E la seconda è costituita dalla canzone di un altro grande cantore trovadorico, Geoffre Rudel, quanto si fanno lunghi i giorni, quanto si fanno giorni i giorni a maggio. Il canto e il ramo in fiore dello spino non amo più dell'inverno di ghiaccio. Affascinante questo legame dei Malaspina alla poesia trovadorica, che Dante riconosce come l'inizio della nostra storia letteraria italiana, e quindi questo forte legame fa di questi Malaspina sì dei mecenati, ma qualcosa di più che mecenati, gente fortemente legata a questa tradizione culturale. Serena Pagani, bravissima, riprende il tema A me caro di Giovanni Antonio da Faio, Una miniera. Quando la Manfredo Giuliani pubblicò tantissimi anni fa questa edizione, un unico quaderno, fece un'opera importante, fece conoscere Antonio da Faio. Allora le edizioni erano riservate agli addetti ai lavori, fece conoscere quello che Manfredo Giuliani ha definito l'unico grande poeta di questa terra. E certamente tutte le volte che si guarda quest'autore, si legge quest'autore, le emozioni si rinnovano. L'approccio di Serena è un approccio linguistico importantissimo, inevitabilmente tecnico, perché affrontare queste tematiche non si può essere che tecnico, però coglie molto bene nella tradizione degli studi linguistici che si rifanno a Patrizia Maffei Bellucci, coglie molto bene, soprattutto nell'autobiografia, determinate tematiche. È un lungo saggio che merita di essere letto, perché Serena evidenzia alcuni elementi che tutti noi leggendo in qualche modo abbiamo recepito, ma spesso non abbiamo messo a fuoco. Ad esempio, l'articolo determinativo maschile singolare davanti a nomi che iniziano con consonante o semiconsonante presenta la forma di el, mentre davanti a vocale i. Il maschile plurale davanti a consonante vocale è espresso con li, ecco, li altri, li comandamenti. La finale in aro, allora, febbraio si legge fevraro, paiolo, parolo, paio, paro, solari, solari, notaro, notaio, zenaro, gennaio, e così via. In questo puntuale e preciso ricostruzione di questa tecnica linguistica giunge a evidenziare alcuni elementi importanti. Le componenti dialettali che si ritrovano nel da Faie si rifanno ai dialetti settentrionali dell'Emilia Romagna, che scendono al di là della Cisa fino a Carrara. Sono quelli di maggior rilievo. Dallo spoglio lessicale però emerge come la maggior parte dei termini colti abbia origine toscana, mentre quelli dialettali, ripeto, sono legati al nord. Una ricostruzione puntuale e minuziosa che apre però sicuramente altre ricerche. C'è bisogno non soltanto di una comparazione, ma di ulteriori ricerche anche proprio nell'ambito. E quindi non è soltanto un contributo importante, ma una tua condanna a riprenderlo e a portarlo avanti. Sono quelle consegue che nascono per caso, di cui non sempre noi ne siamo consapevoli. Quando Germano ci costrinse qualche anno fa a un convegno bellissimo che abbiamo tenuto a Malgrate sul da Faie, ci consegnava un autore, ci dava l'occasione di riprenderlo e tutti noi
l'abbiamo riletto con grande piacere. Patrizia Meli parla del rapporto del marchese Gabriele Malaspina con la famiglia Spezzini. Questo è un tema a me del tutto sconosciuto. Gabriele Malaspina, marchese di Fostinovo, nel corso della sua vita faceva l'informatore, cioè non solo dall'alto del suo castello poteva segnalare truppe che si spostavano, ma attraverso 1400 siamo nel 1400, il secolo dell'umanesimo, il secolo delle grandi potenze che guardano a venire in Lunigiana, qui dalla parte di Firenze, dall'altro Genova, Milano, con questi Malaspina che si vedevano barcamenare, che in qualche modo devono fare il doppio, il triplo gioco per poter garantirsi e tutelarsi. Allora lui fa l'informatore e le lettere di questo tipo sono circa 800, ma molto molte di più si intuisce anche per che dovevano essere. Esemplare ad esempio è quando quanto accade durante la guerra successiva alla congiura dei pazzi. Durante quel conflitto il marchese risiede a Sarzana in quanto la Repubblica Fiorentina gliene aveva affidato la custodia, e sappiamo che in quel periodo scrisse quasi giornalmente a Firenze per informare di quanto accadeva a Genova e nella Riviera. Ma questo articolo guarda soprattutto alla Spezia e in particolare a due importanti famiglie spezzine, i Piassa e il Redoano. Il Redoano era un'importante famiglia legata agli Spinola, e alla fine degli anni 70 del 400 un suo rappresentante, Agostino, ricoprì il ruolo di informatore per conto di Gabriele Malaspina. Quindi più volte lui si servì di questa famiglia Redoano per dare informazioni ai potenti, in particolare a Firenze. I Piassa invece erano tra le più importanti famiglie spezzine, la cui origine ci è abbastanza oscura, ma che nel corso del 400 appaiono molto legate al marchese Malaspina di Fostinovo. E Gabriele in particolare è legato con Antonio e i suoi due figli Gaspari e Baldassare. Il Redoano rappresentavano gli interessi di Bellini, i Piassa erano i capi del partito guelfo. Il marchese Malaspina si inserisce con intelligenza quasi machiavellica all'interno di quel processo di trasformazione della Lunigiana che vedeva Milano, Firenze sottomessa, Milano seppur a lungo sottomessa agli sforzi, e Genova che tentavano sempre più di conquistarsi fette del territorio lunigianese, contrastando con famiglie non solo i Malaspina ma anche con il Campo Fregoso e con i Fieschi. Articolo interessante, soprattutto oggetto di ulteriori verifiche d'archivio. Non solo si capisce che queste lettere erano molto molto di più, e quindi si tratterebbe di vedere se negli altri archivi, fiorentino, genovese, milanese, si potesse trovare ulteriore informativa. Marco Angella ci dà un articolo sulla Santissima Annunziata di Pontremolo, meglio, il breve e sincero ragguaglio dell'antica e miracolosa immagine della Santissima Annunziata di Pontremolo, cioè rende pubblico un manoscritto del XVIII secolo che ripercorre in maniera succinta e divulgativa la storia del santuario della Santissima Annunziata. Sulla Santissima Annunziata avevano già scritto il frate agostiniano di Asti Marco Aurelio Moglia nel 1680, e poi nel 1687 il genovese dell'ordine dei Teatini
Giovan Battista da Diece, vescovo di Brugnato. Questo manoscritto lucchese del 1760 è stato redatto dal frate Pier Francesco Bertolini, è dedicato all'anziano colonnello Alessandro Du Mesnil, da poco governatore della provincia di Lunigiana. La cosa interessante è che in questo succinto, all'ottavo capitolo, si fa riferimento al tempietto. Questo tempietto che è all'interno della Santissima Annunziata e che ancora oggi sconcerta chi entra, perché la chiesa, che ha una navata, si trova non al centro ma nella parte terminale, ma alla funzione centrale, un tempietto di stile diversissimo dalla chiesa. Chiunque ha una sensibilità di carattere estetico si chiede: ma come è successo questo affare qua? Come hanno potuto infilare qui questo tempietto? In una struttura di chiesa che rimane fortemente preumanistica, fortemente datata, non solo per la conformazione, ma per quella scalinata in fondo che dà un respiro diverso, romanico, gotico, anche se poi sorprende, perché tutti mi chiedono: e la cripta dov'è? Perché soltanto dove c'è un altare con scalinata in alta si prevede sempre la cripta. Quindi una struttura, non dico barbarica, ma sicuramente con uno stile del tutto particolare, opera di quei comacini che fanno opere di muratura ripetitive, che fanno soprattutto i lavori ai castelli, alle fortificazioni, e che non affrontano tematiche così impegnative come quello di una chiesa. E poi questo tempietto di una bellezza unica, di un umanesimo che accentua, non soltanto non è un primo umanesimo, è un umanesimo maturo che anticipa nell'essenzialità delle linee. È lui il primo vero documento che sconcerta. E in questo ottavo paragrafo del breve sincero ragguaglio, Bertolini fa riferimento a questo tempietto e afferma: il pennello del Gambiasi fu quello che lo dipinse, lo scalpello del Sansovino lo formò e di preclare stato lo decorò. L'attribuzione al Sansovino è molto controversa. La tradizione popolare l'ha sempre riconosciuta, ma stabilire questa tradizione popolare da quando parte? L'amico Vittorio Zani si laureò con una tesi sul tempietto e ne ricostruì le fattezze, ne fece disegni e non aveva dubbi che lo stile era quello sansoviniano. Ma invece la storiografia l'ha sempre messa in discussione e soprattutto Giovanni Sforza, il grande storico origiana, ci viene a dire in un lavoro preziosissimo sulla Santissima Annunziata: no, questo tempietto è probabile che si debba far risalire a Niccolò Civitali, che ha lavorato a Lucca, e Lucca aveva rapporti con l'origiana e rapporti con Poltrone. Non solo lo Sforza non è convincente, ma soprattutto se uno va a vedere le opere civitali si rende conto che c'è una distanza culturale infinita, non per la forma ottagonale, non per le fattezze, ma per lo stile, per l'animus, per la cultura che esprimeva, perché le essenzialità di quelle linee ancora oggi sconvolgono e lasciano persino perplesse, proprio perché il contrasto culturale tra il manufatto della chiesa e quello del tempietto è così lontano, così ampio. Questo contributo, con un'appendice importante di Marco, è importante perché solleva ulteriormente questo grosso problema. Parlandone oggi con l'amico Tomino Vasticaluppi, che ci siamo trovati al bar, dicevo che un mio lavoro giovanile fu in qualche modo il professore del Bravo,
che con Andrea Ballini noi abbiamo conosciuto, perché portò dall'Università di Pisa un gruppo di studenti e di fronte, e chiese espressamente di andare alla Nunziata, perché lui attribuì un lavoro che io ho, che cito, una delle statuette che sono in cima al tempietto, sicuramente del Tribolo. Anche un'altra forse, dice, ma di una lo dà con certezza. Il riferimento non è archivistico, è un riferimento stilistico, dove il reperto prima che si ha quando si guarda è il manufatto. Il Tribolo, nel tempo in cui Sansovino si trovava a Venezia, in quegli anni più fatto, e lavorava a Venezia, a Palazzo Ducale, si serviva dei suoi migliori discepoli per altri lavori. E la presenza del Tribolo a Carrara, nelle cave di Carrara, per scegliere i marmi che dovevano essere mandati a Venezia, può far avanzare l'ipotesi che questo lavoro, questa committenza, lui abbia potuto realizzare attraverso i suoi discepoli. Il problema è ancora aperto. Germano Cavalli ci dà un articolo a lui congeniale, la lavorazione del ferro battuto, un viaggio attraverso gli antichi saperi artigiani. Il contributo di Germano è sempre più prezioso, non solo perché è vagliata da uno stile, da un bisogno di consegnare, di comunicare così efficace, così bello, ma soprattutto perché ci dà il senso della sua vita, raccogliere le testimonianze di un mondo che sta scomparendo. Il mondo dei fabbri ferrai è scomparso. La mia torre di Mosticca, dove ogni giorno passavo davanti per andare alle scuole elementari, era il luogo per eccellenza del fabbro ferraio. All'interno di questa torre medievale, che mi sembrava un angelo del diavolo, c'era il signor Mosticca, così lo chiamavamo. Questo signor Mosticca era sempre affumicato perché aveva il fuoco acceso e faceva ogni lavoro, ma io ricordavo soprattutto che faceva le chiavi. Oggi i ragazzi non sanno neanche cosa significa perdere una chiave. Mia madre mi perdeva spesso di chiavi. E allora io ricorrevo da Mosticca, che con grande gentilezza veniva in negozio per sistemare, riaprire e rimettere a posto una nuova chiave. Un mondo fantastico che lui ricostruisce attraverso la varia figura dei Magnan. Magnan è il giovane che entrava, il primo, quello che sapeva far poco, il Magister o Faber Ferrarius, e poi soprattutto gli artisti del ferro, cioè quello che facevano i cancelli, le insegne, i lampadari, le cose preziose. Fa riferimento a tre, ricostruisce attraverso la documentazione di 40 anni fa, tre officine, tre ambienti. Uno, una bottega officina della famiglia Castelli, in località Baratti, presso Cappiana, nel comune di Baglione. Non solo ne ricostruisce il luogo, la conformazione, perché quando 40 anni fa l'ha potuto in qualche modo inventariare, c'erano ancora gran parte degli strumenti sotto tettoie più o meno sgangherate. E c'è una documentazione precisa, ampia, ma è sulla famiglia dei Mosticchi di Villafranca che ci dà il meglio. I Mosticchi di Villafranca sono un'istituzione non per Villafranca, per l'intera Lunigiana. La loro origine è dalla pieve di Monti in comune di Licciana. Arrivano qui a Villafranca ai primi dell'Ottocento. È Pietro, il capostipite del ramo di Villafranca, della famiglia, che allestisce una sua officina negli androni del castello Malaspina. Lo fa con il figlio Felice e con i tanti giovani che prende. Nel decennio tra il 1850 e il 1860 l'officina dei Mosticchi di Villafranca aveva ottenuto dal duca di Parma Carlo III di Borbone, quando Villafranca era nel ducato di Parma e Piacenza, quella che oggi si dice Lunezia, e quando se ne parla mi dicono ma non si farà mai. Si è già fatta, perché i Mosticchi hanno potuto avere questo grazie al fatto che Parma, col trattato di Firenze del 44, avesse ottenuto l'alta lunigiana.
E allora questa committenza è importante perché gli richiede la costruzione dei lampioni a gas che dovevano illuminare i capoluoghi della Lunigiana Parmense. Bravissimi nel costruire cancelli, lavori raffinatissimi, grandi nell'istruire questi ragazzi, questi giovani che poi andranno a fare i fabbri un po' dappertutto o verranno poi assunti all'arsenale della Spezia quando l'arsenale incomincia ad avere importanza. Nel ventennio successivo, 1860-1880, con l'apertura dei cantieri per la costruzione della linea ferroviaria Parma-La Spezia e della strada nazionale Sarzana-Cremona, tutto cambia e il ruolo anche di questo mestiere cambia enormemente. Mi piace dire che quel Bustica, quel signor Bustica che io da bambino vedevo tutte le mattine quando andavo alla scuola elementare, non si chiamava Bustica. Il soprannome gli derivava dai Bustichi di La Fracca, per cui tutti i fabbri ferrai, lui si chiamava Fugaci, ma nessuno di noi sapeva che era Fugaci, per me era il signor Bustica, e quando lo chiamavo Bustica mi rispondeva, quindi c'era, io non ti so dire se lui ha imparato a Villafranca, può darsi, ma certamente in quella torre di Bustica, non si chiamava Torre di Castelnuovo, quella Torre di Bustica, cioè quando io ho sentito dire la prima volta Castelnuovo, ci ricordo Castelnuovo, cioè Castelnuovo, perché nessuno di noi pensava, tanto era importante il ruolo del fabbro ferraio. Il terzo, brevemente, che ricorda con una fede incredibile, è lo zio Giorgio Simonelli e riporta in appendice quello che erano gli appunti, i disegni che lo zio utilizzava nel fare i vari manufatti. Riccardo Poggi, datemi l'ora perché siamo a metà, e il viaggio è un viaggio avventuroso ma diverso, perché Riccardo ci porta nella farinaia del Palazzo Ducale di Aulla. Farinaia nel periodo di un errore, sarà farinata. No. No, è farinaia. E l'episodio è un episodio curioso, interessante, che consente a Riccardo di aprirci non solo sulla storia di Aulla, perché riguarda Aulla in specifico, ma anche sulla storia della Lunigiana. È la grande carestia, quella carestia del 1816-1817, una carestia che ha colpito tutta l'Europa, aveva colpito due anni prima la Svizzera. Gli svizzeri, proprio con la carestia del 1814, sono costretti a abbandonare questa terra inospitale che è la Svizzera, e non potendo più fare i soldati di ventura, perché solo il Papa ha le guardie svizzere, si inventano la pasticceria. E da Londra a Palermo aprono le più belle pasticcerie. E in quel periodo lì il reggente, il duca di Modena, che Aulla è sotto il ducato di Modena, propone il duca la costruzione di magazzini per la conservazione di farine di frumento o di castagna da dispensare a prezzi controllati. Quindi, di fronte a una penuria di raccolti, il reggente dice dobbiamo fare tutelarci. È un'operazione interessante, il dibattito su questi non sono tutti d'accordo, c'è Bologna con Tremoli che subito li attacca violentemente e quindi molto ovviamente andava contro degli interessi anche questa operazione. Lui viene da Aulla, vede quello che poi diventerà il palazzo del governo e ne rimane affascinato. Quando lo vede erano due costruzioni adiacenti di proprietà dei Malaspina e degli eredi dei Centurioni. Non ha dubbi, dice, questo bisogna acquistarlo e qui dobbiamo utilizzarlo proprio per farci la farinaia. Ricostruisce attentamente il tutto attraverso una documentazione analitica, perché il responsabile di questo è il conte De Volo, responsabile all'acquisto della farina, dove andare ad acquistare, dove in qualche modo ci fosse una buona farina, decide che è meglio acquistare le castagne e farsene, quali mulini dove portare queste castagne e soprattutto come conservarle. E allora ecco che c'è un modello che in Lunigiana ancora si è tramandato, che è quello dei cassoni di legno.
e sul modello fa costruire 6 cassoni di legno, 5 cassoni più o meno 6, cassoni enormi per mantenere questa farina di castagna che, come voi sapete, andava premuta per impedire che bolle d'aria potessero entrare e inquinare. Andava poi tutelata dai topi, tutelata dall'umidità, ci voleva un ambiente particolare. La vicenda è che questi cassoni di legno poi il conte De Volo gli propone di cambiare in cassoni fatti di arenaria e di lavagna. Sulla lavagna il duca non è d'accordo, ma vengono fatte invece anche quelle di pietre, e c'è un racconto bellissimo dove vengono fatte queste pietre, i costi, per cui questa della legnaia, che sembrava un tema così circoscritto, diventa una pagina interessante non solo per il commercio della farina di castagna, non solo per la presenza dei frantoi e della raccolta delle castagne, ma per tutto un mondo che gira attorno ad Aulla e all'intero territorio dell'Alta Media Val di Magra. Paolo Simonelli, con la sua passione per il mondo delle tradizioni popolari, ci dà un tema come i lunari, almanacchi e fogli volanti in Lunigiana tra l'80 e il 900. Il fascino di questi lunari è affascinante. Tra l'altro mi dice una cosa sulla luna bellissima, bellissima. Quindi io che inseguo le parole fu subito meditato su questa etimologia stupenda che la luna nei paesi nordici diventa men, da cui mese, mestro, mente, mi gira male la luna. Bellissima questa. Quindi un'etimologia che apre orizzonti, spazi bellissimi. Ma all'interno della ricostruzione della storia di questi almanacchi, di questi manufatti che sono di origine antichissima, che risalgono addirittura ai Sumeri e Caldei, lui mi dice una cosa che non sapevo. Io che ho frequentato, come tanti qui, il castello di Castiglione del Terziere, non sapevo che Loris Jacob Bononi conserva il primo calendario stampato in Italia. Lo conserva perché lui lo trovò nella biblioteca della cattedrale di Bergamo. È la ragione della Pasqua e della Luna e le feste, 1474. Tale scoperta, dice giustamente Paolo, è straordinaria, essendo un'edizione contemporanea al celeberrimo calendario del Regio Montano, che si considerava il primo in assoluto. C'è tutto quindi la descrizione di una tipografia dei lunari, di questa lotta continua alla superstizione, una battaglia persa, cioè credere alle lune, credere che bisogna piantare certe cose a luna piena, cioè una lotta dove la cultura illuministica non riesce più di tanto a scalfire, né la Chiesa, che non voleva assolutamente che questi almanacchi facessero profezie e quindi combatteva tutto questo. Certo, il fascino seduttivo di questi almanacchi è qualcosa di estremamente importante. Intanto hanno fatto più loro per imparare a leggere e scrivere di tutta la letteratura italiana. La grande popolazione ha imparato da questi lunari, da questi almanacchi, la scrittura, la lettura, la scrittura, molto più che da Manzoni o da Dante. Scusami Mirko, ma insomma, certamente questa tradizione popolare è qualcosa di unico e di particolare, e fa riferimento Paolo alla tradizione dei librai ambulanti, perché la tradizione dei librai ambulanti sapevano perfettamente che se andavano a vendere di casa in casa gli almanacchi avrebbero potuto trovare più facilmente un cliente disposto ad acquistarli. Germano ci dà un secondo articolo sulla piana,
la piana di Villafranca, un cuore pulsante della comunità villafranchese. È una tessera importante, per Germano sicuramente, perché anche questo rimane fortemente la volontà di far conoscere la sua piana, quella che lui ha fatto in tempo a vedere. E col contributo di Gianluigi non solo ce la consegna da un punto di vista storiografico, ma anche da un punto di vista architettonico, perché effettivamente rimane estremamente unica e singolare. La piana apparteneva alla famiglia del Marchese Malaspina Estensi di Villafranca, discendenti da Federico del ramo Villafranca Virgoletta, locato alla Segretaria. E questa piana, a un certo momento, sul finire degli anni 80 dell'Ottocento, viene acquistata dal Marchese Annibale Malaspina di Villafranca dall'ingegnere francese Barbier. La possessione della piana serviva per impiantarvi una fabbrica per la produzione dell'acido nitrico destinato alla fabbricazione degli esplosivi. Già nel 1888 la fabbrica di acidi, sotto la denominazione di Società Anonima Esplodenti e Prodotti Chimici, era entrata in funzione. È proprio da qui che nascerà poi il grosso complesso di Boceda, il più grande progetto di industrializzazione di Val di Magra, cioè il dinamitificio di Boceda è legato a questo. Germano segue attentamente gli sviluppi di questo territorio, soprattutto attraverso le varie trasformazioni, quando diventa Montecatini, fino al bombardamento nel 1944, nell'estate del 44, che distrusse Villafranca. In realtà volevano colpire la piana, vogliamo capire, questo centro industriale. La storia della piana è la storia non soltanto di una fitta importante del territorio di Villafranca, ma di tanti che lavoravano lì, di tanti che avevano in quel lavoro la loro ragione di vita e di esistenza. Sul finire degli anni 40 la Montecatini entrò in possesso del sito, destinando l'area della piana ad accogliere uno stabilimento per la produzione di imballaggi di legno. Dicevo che questo territorio ha uno sviluppo urbanistico unico e particolare che Gianluigi ricrea attraverso una documentazione preziosissima. Proprio la pendice delle foto, delle planimetrie, oltre che degli edifici, è qualcosa di unico, io non li conoscevo. E ci dà un'idea importante di che tipo di costruzione. Non soltanto le case per gli ingegneri che portano qui in Lunigiana una nuova concezione di villa che non si vedeva, di una cultura ben diversa, ma in quegli anni sicuramente anche le case per gli operai e anche le costruzioni per l'azienda sono di un interesse urbanistico incredibile. Gianluigi ci conduce per mano attraverso questi elaborati e ci fa capire anche come questa esperienza, non solo dal punto di vista industriale, ma anche dal punto di vista architettonico, ha determinato per l'intero Lunigiana un certo sviluppo di carattere urbanistico. Renzo Giorgetti fa un omaggio agli amici organari, il patrimonio organaro della provincia di Massa Carrara. È un inventario importantissimo. Parte da una relazione dell'organaro Agostino Vasconi, una relazione del 1646 che fa per l'opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, il cui organo è stato costruito da un certo Palmieri di Comano. Quindi con una documentazione iniziale molto unica e originale fa capire, Vasconi era un dipendente di questo Palmieri, e proprio nel costruire questo organo a Firenze bisticciano. C'è una rottura all'interno, questo Palmieri muore e questo inizio, queste
pagine iniziali ci introducono al grande tema della costruzione degli organi nel nostro territorio. La faccio breve. Una rassegna bibliografica incredibile, anche perché è un tema così particolare, quindi non particolarmente noto, un indice cronologico delle installazioni, una ricostruzione organo per organo delle varie chiese, chi l'ha fatto, quando è stato installato, chi l'ha ritoccato. Quindi materiale preziosissimo, perché sto parlando di un territorio amplissimo. Tant'è vero che l'articolo è molto molto ampio. L'elenco dei luoghi e delle chiese, l'indice degli organari citati. Lavoro importantissimo che, lasciami dire Presidente, direbbe ai prospettari di farmi un quaderno, perché il materiale che c'è è un materiale interessantissimo, perché si capisce che lui in qualche modo ha condensato, ma c'è la possibilità di ampliare tantissimo quelle schede che lui riconosce di aver attinto dalla sovrintendenza e per altre di averle lui integrate con elementi nuovi. L'amico Mario Nobili invece ci porta su un tema affascinante. Mario, che ci ha dato contributi fondamentali sul medioevo pugliese e su Malaspina, questa volta affronta un tema apparentemente lontano: i poeti e il sentimento del paesaggio naturale e umano. I poeti e il paesaggio. Vale più un verso di un poeta sul borgo per poter darci la dimensione di quel borgo, se bravo il poeta ovviamente, questo è il punto, eh? Questa poesia è un po', adesso non voglio essere cattivo, insomma. Ci provano in tanti, è giusto che ci si provi, poi rimangono pochi, ma se quel verso è felice ti dà un'immagine, uno squarcio incredibile, come un acquerello di Magnone in casa te, cioè ti dà una dimensione che ti sorprende. Ma dov'è questa Magnone? Come ho fatto a vederla? I poeti e il paesaggio, in particolare quello umano, è alla base di una certa dimensione. È quello che io sostengo quando dico non riesco a posare l'occhio su qualcosa che mi rasserena. Cioè riuscire in qualche modo a stare in un luogo dove ciò che ti circonda ti consenta una dimensione estetica serena. Cioè posare l'occhio su una facciata di una casa ben fatta, su un campanile, su un paesaggio, su un giardino, su questa muratura, su questo tesserato, su queste volte. Lo dico sempre, questo è un utero materno, noi non lo sappiamo, ma ci troviamo bene qui, perché in qualche modo queste volte, queste pietre, ci fanno sentire l'utero materno, che è il luogo dove siamo stati meglio sicuramente. Allora, i poeti e il paesaggio diventa un pretesto per Mario per condurci attraverso fonti storiografiche puntuali e precise, rifacendosi al Virgilio delle Georgiche, che mette l'accento sul lavoro dell'agricoltore, quello di domare la natura selvaggia per educarla alla coltivazione, diventa in qualche modo il paesaggio l'elemento fondamentale dell'identità di uno stesso territorio. Tutta la cultura fisiocratica che si è sviluppata in particolare nel Settecento, ma che i suppotomi sicuramente già in quell'umanesimo, in quel Rinascimento, concepiva il giardino e l'ambiente che circondava la villa come qualcosa di fondamentale. Non soltanto perché mi consentiva dal luogo di poter vedere il viale che conduce a casa mia, ma perché mi dava nell'insieme della visione qualcosa di unico e di particolare. Le citazioni che fanno sono particolarissime e importanti. Mi piace citare Vito Fumagalli, che è un'occasione anche per ricordarlo. Ha studiato al liceo classico di Pontremoli. Quando io sono arrivato al liceo lui era già andato via,
ma il suo ricordo rimaneva. La sua bravura per il greco era citata da Don Annibale Ercole, da Ercole Simonini, tra Annibale e Ercole. Ercole Simonini citava noi nuovi studenti Vito Fumagalli come quello che non aveva bisogno del vocabolario per tradurre dal greco. E a me già faceva tanto rabbia perché avevo tanto bisogno del vocabolario. Quando si avvicinava a me diceva: cosa stai cercando? E io, per provocarlo, cai professore, cai, che significa io, capito? Allora Vito Fumagalli si è soffermato sulle siepi dell'Italia dell'Alto Medioevo in una pagina del suo libro Il Regno Italico, e la citazione di Vito Fumagalli, che riporta Nobili, è la chiusura un po' del senso stesso. La siepe rappresenta qualcosa di incredibilmente importante. Se voi andate nel Sannio c'è Sepino, che prende il nome proprio dalla siepe, perché in questa colonia romana questa siepe separava il cardo e il decumano dal mercato del bestiame, Sepino. Ebbene, scrive Vito Fumagalli: animali presenti in modo capillare dovunque, essi obbligavano contadini e signori a munire di solide siepi, di staccionate, di fossati, confini delle loro proprietà. Il merito più alto dell'abate che succedette a San Colombano a Bobbio, Atala, fu quello di aver moltiplicato durante la sua reggenza i recinti intorno alle terre del monastero. Chiudere l'aia e l'orto è una delle ingiunzioni tassative ai coloni nei contratti di affitto, che non ammette eccezioni durante il primo Medioevo, la siepe. È circondare la propria proprietà, è il senso stesso del garden, è il senso stesso del giardino, che è il mio paradiso, il vero paradiso. Ci sono poi alla fine due segnalazioni, anzi una è una segnalazione e un'altra è qualcosa di più. Enzo Baldini parla di Luigi Firpo. Luigi Firpo è il grande studioso dell'utopia, studioso di Campanello, di Campanella, studioso di Giordano Bruno, ha insegnato alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino, ha scritto fino alla fine i suoi cattivi pensieri tutte le settimane sulla stampa, ma per tutti noi lunigianesi, Firpo, Luigi Firpo, tra l'altro questo scritto lo scrive Enzo Baldini, che è stato il suo discepolo sicuramente più fedele, e l'ha scritto a 100 anni dalla nascita, perché Firpo è nato nel 1915. Firpo per noi è il lunigiana storico. È arrivato qui in questa terra di Lunigiana perché Baldini lo aveva coinvolto in questo progetto di fare questo premio che si continua a rifare a Licciana Nardi, qui abbiamo il sindaco. Firpo venne sempre volentieri in Lunigiana. La sua prima visita, che ricorda, c'eravamo anche noi, a Castiglione del Terziero. Baldini non era potuto venire e fu un incontro difficile, perché Loris era un uomo difficile, ma che poi la passione per i libri, la grande passione per i libri di entrambi, ha portato a una visione positiva e serena. Filippo ha partecipato sempre alle nostre riunioni, portando il contributo della grande cultura, del grande respiro. Per tutti noi, per le nostre associazioni, per Germano Cavalli, Giorgio Ricci, per tutti, quando scrisse sull'Espresso che è difficile trovare un territorio così piccolo come quello della Lunigiana interna, quindi dell'alta e media Val di Magra, con tante associazioni culturali e tante pubblicazioni scientifiche, ci diede un riconoscimento che ci ha aperto i polmoni a tutti. Perché era un uomo di archivio, un uomo che aveva visto, sicuramente si era confrontato con la grande cultura italiana, che aveva cercato in archivi documenti su Campanella, che aveva trovato cose uniche. Il suo maestro Solari rimaneva meravigliato di lui giovanissimo, che riusciva a trovare una documentazione che lui non era mai riuscito neanche a sfiorare.
questa sua capacità organizzativa lo porterà quindi a dare un contributo incredibile nel campo delle dottrine politiche, e la sua statura culturale fu determinante per la riuscita del premio Regina Storica. La ricostruzione che ne fa qui Enzo è una costruzione affettuosa di chi ha voluto bene a Filippo, ma mette anche chiaramente in evidenza l'importanza che questo premio ha avuto e continua a avere nella cultura lucianese. Per cui sindaco, date da fare a Giovanni. Chiudo con Paolo Lapi, chiudo, ma è una chiusura che è un'apertura. Paolo, che dedica ormai da tanto tempo i suoi studi a ricerche di archivio particolari e importantissime, cioè ci dà una documentazione incredibile, servendosi non solo dell'archivio di Fontremoli, ma anche dell'archivio di Sarzana, archivio vescovile, che trova fonti molto molto importanti. In queste due paginette trascrive le risposte al questionario Scarabelli della parrocchia di Fileto, nell'ambito di un lavoro che lui sta facendo alla biblioteca Niccolò Quinto di Sarzana. Il questionario è datato 1821 ed è composto da 93 capitoli. Era stato inviato da Monsignor Pio Luigi Scarabelli, che era il vescovo della diocesi di Unico, perché si chiama questionario Scarabelli. Questionario vuol dare un quadro dello stato delle parrocchie della diocesi di Luni, Sarzana e Brugnato. In questo questionario coglie due cose interessanti. Una interessante per gli, tutte e due interessantissime per gli studiosi, ma una in particolare poi per le statue stesse. Cioè, dice, il fiume Magra, che scorre lungo la sponda occidentale della valle e va quindi a formare un angolo col divisato torrente, assumendo nella piena, fa ritenere che Fileto, vecchio, ben muragliato e cinto di torri, le quali nell'anno 1600 indicano un restauro riparatore degli avanzi cadenti di una lontana antichità, sia stato soppiantato a quella acqua, del cui nome ne vanno tanto orgogliosi gli abitanti di Pontremoli. Quindi acqua non è a Pontremoli, voi sapete che la leggenda di acqua che fosse a Pontremoli è una leggenda, però i pontremolesi questa leggenda gli analisti te la riportano tutti quanti, mai suffragata ovviamente da elementi. Lui dice intanto non è vero che a Pontremoli è a Fileto, e questa è una cosa che mica poco, per gli abitanti di Fileto e per l'amministrazione comunale, perché qui si aprono orizzonti, perché se Fileto diventa la Repubblica d'Acqua, la capitale di Liguri-Acquani, Villafranca, Serie B, Fileto è marginata, quindi rivendicherà questo primato, quindi spostate gli uffici comunali e fate di Fileto il centro comunale. Però i sindaci li ha fatti sempre Fileto. Vedi che c'è un'anima. Allora, la cosa però interessante è questa, che in questo documento dice anni sono, scavando nel bosco nominato, ritrovarono moltissimi pezzi di macigno, rappresentando titoli del gentilismo, quali è da pensare che dai propri abitanti fossero sotterra sepolti dietro l'insigne riportata vittoria, per non lasciare più memoria delle loro introdotte false deità. Quindi lui aveva evidenziato che questa selva di Fileto conservava questi reperti, queste divinità. Le due cose apparentemente lontane per lui erano vicine, cioè proprio la presenza di questi idoli attorno alla piana di Fileto, quindi attorno a Fileto, fa di Fileto qualcosa di particolare. Con questo accenno campanilistico chiudo questa presentazione e chiedo scusa se sono stato lungo.
No, non volevo assolutamente interrompere l'applauso delicatissimo al professore, ma volevo dire, ci rendiamo conto che cos'è una miscellanea, come si può presentare una miscellanea, perché un filo russo non si può tenere. Il professore ha dribblato tutte le difficoltà ed è riuscito a dare un quadro assolutamente convincente di ogni singolo lavoro. Per quanto ci riguarda, mi ricollego a quanto abbiamo detto prima, avrete notato che l'intervento mio, di Riccardo, di mio cugino Paolo, erano gli interventi che tendevano a riportare un attimo sulle tradizioni popolari, sull'antropologia culturale, elementi che erano. Ora io aspetto tutti gli altri miei colleghi perché ho una voglia matta di prendermi una rivincita. Ho ascoltato con grande piacere, con grande interesse tutti questi argomenti, però devo dire la verità che la mia preparazione non mi metteva nelle condizioni di, come dire, una soddisfazione intima, non l'ho potuta provare a causa della mia pochezza intellettuale nei confronti di certi argomenti. Allora io adesso dico già che dal prossimo, il prossimo numero farò di tutto per prendere delle rivincite e vorrò riportare un attimo, vorrò nei confronti dei colleghi storici, narratori, filosofi, cose, gli umanisti, scuola incredibilmente forte, e Lunigiana avrete notato anche tutti gli interessi, tutti i dettagli, le parti che sono state in pratica di corredo a questi argomenti. Alla base c'era sempre l'humus di un genio che doveva necessariamente lanciare dei messaggi, cogliere delle sensibilità e ritrasmetterle, nel senso effettivamente di dare potenzialità al significato della parola cultura, che si può fare in tanti modi. Noi cerchiamo sul solco della nostra rivista di impostare ancora, scherziamo, i lavori in questa molteplicità, fermo restando però che il campo è ancora aperto a tutti gli interventi per fare i quaderni che dicevo prima su questioni monotematiche. Questo mi permetto di insistere perché vorrei tanto ancora il contributo di tanti studiosi, di tanti appassionati per poter arricchire il nostro fondo che ormai, a guardare questo libro che porta la data 45, sta a significare che come minimo sono 45 anni, ma sono 52 che la Manfredo Giuliani, facendo i primi passi da un quaderno che era monotematico ma a più voci, Villa Franca del Ducato di Parma, perché la notizia era nata, come mai lì c'è scritto comune di Villa Franca e provincia di Pontremoli? Quando mai Pontremoli è stata provincia? Beh, a quel tempo non lo sapevamo e abbiamo cominciato di lì ad andare avanti, eravamo tutti quanti appassionati, curiosi della nostra storia, ma mancavano le fonti. Ecco quindi poi i richiami al FAIE, i richiami, la ricerca delle fonti a Bernardino Campi, da Pontremoli, ai lavori riesumati di Pietro Ferrari, di Giovanni Sforza, e in poche parole ritrovare attraverso la documentazione, la consultazione degli archivi, farsi le ossa che hanno creato questo gruppo che dà questi risultati, per cui io sono molto, devo riconoscere al professor Giuseppe Benelli di averci dato ancora questa possibilità e gli sono molto riconoscente, come sono riconoscente a voi per aver partecipato a questo incontro, nella speranza che vogliate continuare così numerosi a ricreare le condizioni perché noi si possa andare avanti. È una storia che deve essere la nostra, l'avevamo detto al momento stesso Beppe quando avevamo fatto l'atto costitutivo della nostra, e forse è stato uno dei primi applausi che presi al comune di Villa Franca. Si trattava di dire che un'associazione di giovani aveva, così si era costituita per ricercare le fonti della nostra storia, le radici delle nostre identità, gli orgogli delle nostre appartenenze.
dovevamo necessariamente muoverci in questa direzione. Avevamo una convinzione, le fonti non si trovavano, chi aveva il Branchi me lo prestava la sera, io di notte lo copiavo la parte che mi interessava, perché non si poteva, non c'erano le fotocopiatrici, e poi d'altra parte il Branchi non ci sarebbe stato su me, e la mattina dopo lo dovevo riconsegnare. Questa era la situazione, quindi il panorama di tutti quei personaggi di grande levatura, di grande potenzialità, di grande sensibilità che ci sono stati, noi siamo stati vicino a loro, i nostri maestri, Manfredo Giuliani, Cesare Augusto Ambrogi, l'ingegner Mario Niccolò Conti, voglio dire, tutta questa che ci hanno preso sotto le ali e ci hanno protetto e ci hanno permesso di arrivare a questo punto. A quel tempo io avevo detto, signori, perché noi siamo convinti che la storia della Lunigiana debba essere, se ancora, del tutto, che non è stata ancora del tutto scritta. Diamoci da fare, cerchiamo le fonti, cerchiamo le radici, guardiamo in poche parole questo campo che si è poi esteso, che è esteso dall'archeologia a tutto quanto, dall'archeologia fino ad arrivare al congresso di Vienna, dico sempre queste situazioni, tutto quanto dicevano di Mario, dicevano di Signor Conti, tutto quello che è Lunigiana è sacro e fa fremere, perché toccando e vedendo e parlando di Lunigiana si pensa alla sua storia, al suo paesaggio, alle sue tradizioni, al suo modo di essere, al suo modo di parlare, al suo modo di pregare, al suo modo, in poche parole, quella forma mentis che è tipica delle subregioni, subregioni che in quella situazione di divisioni assolutamente assurde, il campanilismo che è nostro della Lunigiana, cerchiamo di vederle oggi alla luce delle differenze che non sono un danno, non sono una condanna, ma sono dei valori aggiunti. Lavoriamo in questa direzione, lavoriamo come aiutateci, aiutiamoci, perché siamo tutti un gruppo e ci rivediamo il prossimo anno. Vi ringrazio.